Sempre la voce è autonoma rispetto al corpo, perché anche il corpo parla e la sua voce risuona in un linguaggio fisico, mimico e gestuale. La voce del corpo degli italiani è un patrimonio del quale dobbiamo andare profondamente orgogliosi, eh sì, perché è un talento del nostro popolo. Noi possiamo costruire un'intera frase solo con i gesti. Ho fame, voglio mangiare un piatto di spaghetti, ma quanto costa? Oppure ancora possiamo sostituire un'intera frase con un gesto. Andiamo insieme a prendere un caffè, ovviamente un espresso. Quando faccio i miei laboratori di gestualità italiana in giro per il mondo, gli studenti dicono: oh my God, ma quanti gesti avete? Tantissimi. Grazie alle nostre dominazioni abbiamo la grammatica più articolata del mondo. Pensate che a volte ci sono dei problemi interculturali che possono accadere. Quando ad esempio faccio questo gesto poetico ed elegante per dire perfetto, molti mi dicono: scusa, ma vuoi tagliarmi lo stomaco? Oppure quando arriva il ragazzo americano che ti dice: io lo so come si può ordinare un cornetto al bar, vado dal barista e faccio così. Ecco, non è proprio conveniente. Oppure ancora vogliamo parlare della quantità di significati che possiamo fare con un solo gesto. Pensiamo al più famoso di tutti: ma chi sei? Ma che vuoi? Ma che stai facendo? Ma dove vai? Eccetera, eccetera, a seconda dell'espressione del viso, del tono della voce e del contesto. Ed è proprio in quel momento che i ragazzi mi guardano scioccati e mi dicono: scusa Luca, ma come faccio a sapere quando un gesto significa una cosa e quando un'altra? È semplicissimo. Dovete studiare la gestualità italiana. Bravissima Luca! Bravo! Luca Bullo! Torniamo a Luca Bullo. Allora, il tuo spettacolo si chiama La voce del corpo, quindi sì. Diciamo, non c'è soltanto la voce come strumento per un attore, no? Per esprimersi. Sicuramente la voce, il timbro della voce, il tono sono fondamentali per un attore, ma la voce del corpo è un altro elemento straordinariamente importante, non solo per gli attori, per tutti gli esseri umani. Tutti. Certo. Tutti abbiamo bisogno di comunicare pensieri, concetti, emozioni tramite il corpo, per cui se lo sappiamo usare bene... È anche immediato, no? È molto immediato. Tu questa cosa l'hai spiegata e raccontata in tutto il mondo, no? Sì, lo insegno nelle università, ma adesso uscirà anche un mio libro che si chiama L'Italia se gesta, dove racconterò tutta la mia avventura di insegnante, di professore di gestualità in giro per il mondo e spiegherò anche questi aspetti legati all'intelligenza emotiva. E non è a caso che ho scelto anche mia madre per lo spettacolo, che poi è diventato uno spettacolo teatrale, che è la mia guru di intelligenza emotiva. Tua mamma? Mia madre, è colei che mi ha insegnato a leggere le emozioni dal corpo e a saperle comunicare nel modo più efficace. Posso fare una domanda? Qual è il popolo che apprende più questa tecnica? Che lo apprende nel senso che gli piace? Sì, che gli piace. Che lo capisce di più. Che lo capisce e che lo fa in qualche maniera... Ma io paradossalmente posso dirti che la Germania è un paese innamorata della nostra gestualità. Io vado tantissimo a fare i miei spettacoli, i miei workshop in Germania, ma anche in Oriente, anche in Oriente, perché è completamente opposto alla loro comunicazione. Loro sono assolutamente rigorosissimi. Era una curiosità. Bello. E allora grazie Luca, in bocca al lupo per tutto e in attesa.